Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla 14ª edizione del Forum Compraverde, che è iniziata questa mattina proprio nel convegno di apertura che sta terminando in questi minuti. Siamo contenti di ospitare questo convegno sul restauro sostenibile, sull'innovazione e la formazione per il restauro, soprattutto perché si inserisce all'interno di un calendario di convegni e di incontri sempre più largo e sempre più plurale rispetto alle tematiche che investono appunto il Green Public Procurement e i criteri ambientali minimi. Il Forum Compraverde è sempre stato, diciamo, un punto di riferimento per quelli che sono i criteri ambientali minimi per la pubblica amministrazione e per le imprese private. Noi domani presentiamo il terzo rapporto sui numeri del GPP, che è il rapporto che facciamo ogni anno con Legambiente per monitorare lo stato d'attuazione dei criteri ambientali minimi nella pubblica amministrazione, e abbiamo pensato che ospitare un ragionamento sul comparto del restauro, sul mondo dei restauratori, sui luoghi di gestione dei laboratori e dei cantieri fosse arrivato il momento anche per provare ad avviare un percorso che ci possa condurre alla definizione dei criteri ambientali anche per questo settore, o comunque, insomma, fare un percorso comune verso la formazione e l'applicazione dei CAM. In questo senso ringrazio tutti voi per essere qui. Faremo questo ragionamento iniziando con Fernanda Prestileo, che è in collegamento, ci dà un contributo da fuori. Fernanda fa parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del CNR, dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera, si occupa da tanti anni del tema conservazione e il rapporto con le politiche ambientali, quindi io lascerei già la parola a Fernanda, che è in collegamento. Buongiorno a tutti. Grazie alla Fondazione Ecosistemi e Anna Lettoni per l'invito a partecipare oggi a questo evento, che mi dà la possibilità di presentare le nostre attività di sensibilizzazione e formazione intraprese avanti con entusiasmo ed attività. E non so se vedete la presentazione. Perfetto. Sì, non so Gianna se l'avevi anticipato, io ovviamente lavoro presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma sono anche socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di IOCOVU, che interverrà oggi dopo di me in questo convegno. Dunque, negli ultimi 15 anni è apparsa sempre più stringente la necessità di sviluppare in modo sistematico una prassi per l'utilizzo di procedure sostitutive a basso impatto per la salute dei restauratori e per la tutela dell'ambiente, dimostrandone la sostenibilità rispetto alle sostanze tossiche utilizzate tradizionalmente. Nasce da questa necessità nel 2014 il progetto denominato Restauro Sostenibile, portato avanti da un gruppo di ricercatori sensibili alla problematica, sia per interessi scientifici, sia per esperienze lavorative le più svariate, appartenenti al CNR, come la sottoscritta, all'associazione IOCOVU appunto, ma anche ad altre università ed enti di ricerca, come per esempio l'Università Sapienza di Roma, e l'Università della Calabria e l'ENEA. L'utilizzo di sostanze chimiche nel restauro dei beni culturali comporta la potenziale esposizione a fattori di rischio per la salute dell'operatore e per l'ambiente. La gamma di tecniche di restauro non standardizzate utilizzate durante gli interventi sul patrimonio culturale, soprattutto nel settore privato, spesso implica l'uso di miscele e solventi senza che vi sia una reale comprensione dei rischi connessi al loro uso. I restauratori utilizzano miscele complesse di diversi tipi di sostanze nocive che dal punto di vista tossicologico potrebbero essere responsabili di una vasta gamma di effetti tossici, da effetti lievi alle vie aeree superiori indotte da particelle sospese nell'aria all'effetto di determinati prodotti cancerogeni, tra cui, ma non solo ovviamente, i solventi, le vernici e i pigmenti. Il livello di esposizione dipende in larga misura da vari fattori, quali i prodotti chimici, i metodi utilizzati durante l'intervento di restauro,
La natura e la composizione ovviamente dell'oggetto che si va a restaurare, lo stato di degrado del manufatto e l'effettuazione dell'intervento di restauro all'interno oppure in un ambiente all'aperto e il tempo di esposizione dell'operatore. Inoltre, soprattutto nel settore privato, i restauratori non sempre indossano purtroppo adeguati dispositivi di protezione individuale, che potrebbero ridurre la loro esposizione complessiva, nonostante ovviamente la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. A questi aspetti, strettamente legati alla salute dei restauratori, nonché degli eventuali fruitori presenti nei casi delle cosiddette mostre a cantiere aperto, oggi sempre più frequenti, e situazione che richiede ovviamente adeguate condizioni di aerazione, si aggiunge anche il trattamento dei rifiuti chimici, che può essere molto costoso e che effetti dannosi per l'ambiente se non gestito correttamente secondo le disposizioni del vigente RIC. Da qui pertanto si evince il bisogno di sensibilizzare, informare in maniera sempre più sistematica e formare i restauratori in modo che siano in grado di ridurre al minimo il rischio d'esposizione, sostituendo i solventi e le procedure di riconosciuta tossicità con nuovi metodi e prodotti innovativi più sicuri per loro e per l'ambiente. Un primo studio sulla tematica del restauro sostenibile, relativo alla mappatura delle condizioni di rischio dei restauratori, è stato da noi presentato e pubblicato nel 2014 in occasione del 30° convegno Scienze e Beni Culturali che si tenne a Bressanone, quell'anno dedicato proprio alla sostenibilità del restauro. Successivamente un primo workshop informativo dal titolo Restauro 2.0 si tenne nell'aprile del 2015 a Roma presso la sede della Direzione Generale dell'INAIL, proprio perché questo ente era ovviamente molto sensibile alla problematica e quindi ci tenne a ospitare questo primo nostro workshop. Nel 2017 al Forum della Pubblica Amministrazione sempre a Roma si parlò di restauro sostenibile all'interno dello spazio messo a disposizione del CNR presso lo stand del MIUR. In questi eventi fu rimarcato che il settore della ricerca e il mondo accademico devono ricoprire il ruolo di attivatori di conoscenza e di consapevolezza in merito alla sostenibilità nel restauro, alla sostituzione di prodotti e metodi tossici per i restauratori e pericolosi per l'ambiente. È proprio dalla messa in rete delle esperienze e delle buone pratiche della Green Conservation già esistenti che si può crescere appunto la cultura. La collaborazione e lo scambio tra professionisti e attori che si occupano a vari livelli di questo settore diventa un passaggio obbligato ed uno strumento indispensabile per cambiare i metodi di lavoro e ridurre i rischi per la salute degli operatori, dell'ambiente e per tutta la società, e nello stesso tempo garantire un'alta qualità dell'intervento di restauro. I corsi universitari e le scuole di restauro del MIBAC devono formare i restauratori, contemplando anche questi aspetti di riduzione del rischio chimico, che parallelamente devono essere applicati durante l'attività formativa, contribuendo alla crescita della loro consapevolezza e allo sviluppo professionale dei restauratori, che dovranno adottare comportamenti sempre più responsabili per la loro sicurezza. La ricerca infatti ha il compito di avanzare sempre più in questa direzione. Negli ultimi 15 anni sono stati messi a punto prodotti e metodi alternativi naturali e più sicuri per le operazioni di pulitura, di consolidamento, di protezione, di disinfestazione sui beni culturali, provenienti dalle scienze biologiche, ed ecco appunto che si parla di biorestauro con l'impiego di batteri, alghi essenziali, ma non solo questi, e dalla chimica, e quindi con l'utilizzo di nanomateriali e microemulsioni e gel a base, per esempio, di amminoacidi ed enzimi. Dunque, per far sì che i risultati della ricerca fossero condivisi dal mondo scientifico e veicolati al settore del restauro, qualche anno fa ricercatori del CNR di BioCoCu hanno ideato la prima edizione del convegno internazionale Green Conservation Cultural Heritage, tenutasi a Roma a ottobre del 2015 e realizzata col supporto di molti altri partner che ben hanno sposato l'evento. Questo ha rappresentato il primo di una serie di appuntamenti che si sarebbero poi succeduti negli anni con cadenza regolare. In quella prima occasione, tenutasi presso la sede centrale del CNR, presso la CGIL Fillea e il Museo di Chimica della Sapienza, intervennero ben 160 partecipanti provenienti da 15 stati.
Dopo questo primo evento, rivelatosi molto fruttuoso, si decise di dar luogo al workshop Green Conservation, Green Lab, scusate, da tenersi l'anno successivo, con la forte volontà di istituire un momento pratico di presentazione degli, agli operatori del settore dei prodotti green messi a punto dalla ricerca fino a quel dato momento. Un workshop strutturato in due gruppi da 20 partecipanti, intrattenuti con una prima parte teorica di presentazione dei nuovi prodotti e una seconda parte pratica in laboratorio, in cui fosse possibile per loro testarne l'applicazione, cosa molto importante perché questo ovviamente consolida quelle che sono poi le conoscenze che vengono acquisite. Così, a maggio del 2016, sempre per volontà organizzativa di IOCOV, del CNR, dell'Università della Calabria, dell'ENEA e della Sapienza, diciamo che ormai da anni abbiamo fatto una task force della Green Conservation, una squadra, si svolse il primo di questi workshop, tenutosi sia all'ENEA che in Sapienza. Nel novembre del 2017 risuccedette la seconda edizione del convegno internazionale Green Conservation Culture Heritage, tenutosi questa volta a Palermo, presso l'Istituto Mediterraneo di Scienza e Tecnologia e l'Orto Botanico di Palermo dell'Università degli Studi, con il supporto organizzativo di questi partners che nel frattempo appunto si erano uniti al CNR e a IOCOV. A questa edizione presero parte 150 partecipanti da 16 paesi. Nel dicembre del 2018 fu dunque organizzata la seconda edizione del Green Lab, che precedeva appunto quella del 2017 della conferenza Green Conservation. Si tenne a Roma nella prestigiosa sede dell'ICROM, l'International Center for Conservation Cultural Property. Nel 2019 la terza edizione della Green Conservation Conference si è tenuta invece per la prima volta all'estero, in Portogallo, a Porto, proprio su candidatura dei colleghi portoghesi che avevano già seguito alcune edizioni precedenti, e anche lì con la partecipazione di 170 convegnisti provenienti da 13 stati. Nonostante il difficile momento che stiamo attraversando, ma proprio con la precisa volontà di andare avanti, in questo 2020 si è deciso di rispettare l'appuntamento della terza edizione del Green Lab, che si è tenuto proprio qualche giorno fa, il 24 settembre, nella sola modalità online. E questa volta, appunto, avendo questa modalità online che ovviamente non contemplava la parte pratica e il laboratorio, abbiamo avuto però la partecipazione di 160 partecipanti. Ho indicato in questa slide tutti i link, così qualora voi siate interessati a visionare i topic, gli argomenti trattati in queste varie edizioni degli eventi, potrete farlo perché sono tutti siti web che sono ancora attivi ad oggi. Adesso stiamo anche valutando le candidature che sono a noi pervenute per l'organizzazione della quarta edizione della conferenza internazionale Green Conservation Cultural Heritage. Purtroppo ad oggi sono pervenute delle candidature diciamo, da partner, colleghi, universitari stranieri e adesso ovviamente dato il periodo emergenziale che stiamo vivendo dobbiamo valutare quale potrebbe essere per il 2021. Ma ci vorrebbe una sfera di cristallo, ovviamente, la candidatura è più fattibile e più valida. Sempre nel 2019, proprio per il crescente bisogno di informazione e formazione nel settore della Green Conservation, IOCOCU viene invitata a tenere dei seminari sia in Italia che all'estero per sensibilizzare varie platee sulla tematica. E così ecco. Eccoci a Porto in Portogallo all'Università Cattolica, alla Venaria Reale di Torino e poi all'Università della Georgia a Tbilisi. Notevole è stata dunque negli anni, come potete ben vedere, l'aggregazione di partners istituzionali e nazionali, sia nazionali che internazionali, ma anche commerciali, a queste iniziative che hanno aiutato noi fondatori a far sì che esse potessero essere realizzate, denotandone quindi il forte carattere di riferimento nel settore. Questi eventi hanno dato luogo anche alla pubblicazione di contributi su riviste scientifiche del settore. Spesso però cosa accade purtroppo, anche se noi cerchiamo sempre di pubblicare su riviste che siano open source, che appunto i restauratori non abbiano modo di accedere a questa letteratura scientifica perché non sempre molti di questi giornali specialistici sono appunto open source per chi non appartenga al mondo dell'università o della ricerca.
Senza dubbio, gli studi e le ricerche realizzate fino ad oggi hanno portato ad eliminare dal mercato numerosi prodotti pericolosi utilizzati in passato, ma la scommessa ancora da vincere è raggiungere livelli più elevati di tutela della salute di chi lavora in questo settore, attraverso un impiego sistematico di questi nuovi metodi e prodotti sostenibili. Parallelamente allo sviluppo di soluzioni green, è obbligatorio informare e formare, educare i restauratori su questi prodotti, sul loro uso, sulla loro preparazione. In questo senso è quindi fondamentale una stretta collaborazione tra i ricercatori, gli operatori del settore e le aziende. Concludo brevemente sottolineando alcuni punti che mi premono. Intanto è necessario mettere a punto quegli strumenti che consentano la reale applicazione delle pratiche sostenibili in tutte le fasi dell'attività di restauro. Purtroppo fino ad oggi l'ostacolo principale che noi vediamo è quello di carattere economico. Gli operatori specializzati nel settore ancora oggi, nonostante la ricerca e l'innovazione a loro disposizione e quindi i vari prodotti e metodi messi a punto, si vedono schiacciati dalle leggi del mercato e quindi poi difficilmente riescono ad applicarli durante gli interventi di restauro. L'ostacolo è rappresentato dai dettami delle gare d'appalto che troppo spesso vanno a discapito della scientificità di un intervento di restauro e della sua qualità. Di contro, alcuni prodotti non raggiungono nemmeno la fase di produzione, in quanto non sono economicamente o industrialmente competitivi. Molte delle alternative verdi disponibili sono ancora difficili, dunque, da trovare sul mercato. In questo senso, occorre che vi sia un'inversione di tendenza, un'ulteriore modifica delle attuali leggi e di quelle del mercato, nonché l'introduzione di standard di qualità nazionali ed europei per gli interventi di restauro. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, nel mio piccolo posso anticipare, in quanto sono coinvolta in prima persona, come esperto UNI in uno dei gruppi di lavoro, che già da un anno stiamo lavorando in tal senso, con la preparazione di una norma tecnica specifica che auspicabilmente potrà essere recepita anche a livello di standard europeo, in quanto ha già passato la fase di votazione. Il trasferimento di idee e prodotti non può però essere esclusivamente a senso unico dal mondo della ricerca al settore del restauro. Occorre una sinergia ancora maggiore. I professionisti del settore devono chiedere, devono dialogare, devono interagire con gli accademici e poi applicare i nuovi prodotti messi a punto da questi, avendo in mente sì l'aspetto economico, ma prima di tutto, fondamentalmente, la tutela della loro salute. E concludo ribadendo che ormai è davvero indispensabile soddisfare le esigenze del settore dei beni culturali dal punto di vista ecologico, economico e sociale, con un approccio completamente green per la conservazione. Io vi ringrazio, ho concluso, ho cercato di illustrare il più semplicemente e chiaramente possibile quelle che sono state fino ad oggi tutte le nostre iniziative di formazione e sensibilizzazione in questo settore e adesso passerò la parola alla collega Laura Rivaroli, che è vicepresidente di Biococu, che vi illustrerà invece alcune soluzioni green per il restauro. Grazie. Grazie Fernanda per la prima parte, diciamo, di introduzione a quello che comunque è stato fino adesso il supporto anche di Yokogu per quanto riguarda la parte di divulgazione, di formazione all'interno di questo ambiente, nell'ambiente green. E oggi invece noi siamo qui per presentarvi ciò che è in piccolo la linea green di Yokogu. E quindi di quello che noi facciamo all'interno della nostra associazione, che è un'associazione che si occupa di raggruppare giovani professionisti del settore dei beni culturali che insieme possano riuscire a fare una serie di eventi e una serie di anche sperimentazioni atte all'applicazione di metodologie green. E quindi che cosa fa Yokogu? In questa breve slide vediamo un po' quello che può essere e quello che è rappresentato dalla nostra associazione. Noi di base ci occupiamo di ascoltare la necessità dei beni culturali, quello che emerge dai professionisti con il quale collaboriamo. Poi andiamo a studiare le problematiche che sono riscontrate quindi all'interno del settore e cerchiamo quindi attraverso i nostri collegamenti e il nostro team di creare delle equipe specializzate sul tema specifico. Ovviamente poi cerchiamo di andare ad elaborare e ad ottimizzare i sistemi su una svolta green. Per
per poi andare a testare in laboratorio gli stessi sistemi in comparazione con quelli che vengono già attualmente utilizzati nel settore dei beni culturali. Quindi poi, dopo la prima fase di elaborazione dal punto di vista di laboratorio, si passa ad una validazione invece in situ, e questa stessa validazione non viene attuata e non viene effettuata da noi stessi, ma viene attuata attraverso la validazione dei nostri partner, dei nostri soci e anche di tutte le persone che vogliono provare e testare i prodotti che abbiamo ottimizzato. Quindi di base cerchiamo quindi di riuscire a realizzare un prodotto che realmente possa essere utilizzato nel settore. E poi ultimo, ma non meno importante, anzi per noi forse è il primo punto, è quello proprio della divulgazione di ciò che viene fatto nel settore, cercando di avere una divulgazione il più ampio possibile, sempre con costi molto limitati, in modo tale da permettere una possibile formazione più ampia e a basso costo per tutti. Oggi noi siamo qui a presentare tre, diciamo, delle nostre proposte. La prima è sicuramente una necessità che è stata rivolta da gran parte dei professionisti, che è la rimozione delle vernici invecchiate. Nel tempo, quindi, questo ha portato a un prodotto che si chiama Green Rescue. Il secondo, invece, è la rimozione delle macchie di ossidi di rame, ossidi di ferro su supporti lapidei, e quindi per quanto riguarda i materiali composti. E abbiamo ottimizzato due prodotti che sono ovviamente Green, Iron Rescue e Copper Rescue, per poi arrivare ad un ultimo, che è la nostra ultima produzione, che è la parte di protezione di superfici lapidee dal biodeterioramento attraverso il SIC. Andiamo un po' più nello specifico. Per quanto riguarda il Green Rescue, noi abbiamo cominciato a ricevere tantissime problematiche sul problema della pulitura. La pulitura di gran parte delle opere policrome è veramente molto complicata, in quanto necessita dell'utilizzo di solventi abbastanza tossici. Noi restauratori, parlo di noi perché io sono restauratrice, utilizza tra i vari solventi anche il metilenil chetone. Noi quello che siamo andati a cercare è innanzitutto cercare di lavorare su quali sono le aree di solubilità al quale bisogna interagire con un prodotto. A quel punto abbiamo cercato di inserirci attraverso l'utilizzo di solventi che sono differenti dai solventi normalmente utilizzati, anche per quanto riguarda il triangolo di Tis. E siamo andati quindi a lavorare con una serie di acetali che hanno messo sul Green Rescue. Abbiamo quindi unito il Green Rescue nella sperimentazione con gli attuali metodi già presenti sul mercato, che, come potete vedere dalle frasi di rischio e anche dai consigli di prudenza, sono estremamente più diciamo difficili da utilizzare, in quanto necessitano di moltissimi dispositivi di protezione individuale, ma non solo, anche di ambienti idonei nel quale poter utilizzare tali solventi. Quindi abbiamo messo su una sperimentazione. La sperimentazione ha avvolto in una prima parte, ovviamente, su una ricerca di solventi che fossero già all'interno comunque di una produzione, che non è la produzione strettamente dei beni culturali, ma più larga produzione per quanto riguarda le rimozioni di vernici in ambito industriale, dove ovviamente anche i quantitativi necessari per fare tali rimozioni necessitano sia di bassi costi, ma soprattutto di bassa tossicità. E quindi di conseguenza abbiamo cominciato a utilizzare gli acetali per la rimozione, prima in test di laboratorio e poi all'applicazione e ottimizzazione. Messa su quindi la sperimentazione con un team di esperti, e ovviamente tale sperimentazione seguita nella fase laboratoriale anche da tutta la parte di indagini scientifiche, che quindi ci danno dei relativi, cioè dei dati oggettivi e non soggettivi, soltanto dati dal restauratore, sono stati comparati anche sulla parte ovviamente di validazione da un restauratore per vedere e essere efficaci quanto ciò che già è nel settore, ciò che già è stato utilizzato nel settore, e quindi sono stati testati e messi a confronto. Abbiamo ovviamente nella prima fase di sperimentazione lavorato per la rimozione di alcune vernici tra le più utilizzate nei beni culturali, e poi dopo gli ottimi risultati ottenuti nella prima fase di test laboratoriale siamo andati quindi a richiedere delle validazioni in situ su opere d'arte che erano già in fase di restauro.
E quindi abbiamo chiesto di confrontare direttamente i metodi che venivano normalmente utilizzati dai restauratori, confrontarli con quello che poteva essere invece la pulitura con il Green Rescue. Tutto ciò che noi siamo riusciti ad ottenere come dati e soprattutto come dati da parte dei restauratori è stato che il Green Rescue era comparabile ovviamente agli attuali metodi utilizzati con tranquillità di poter utilizzare tale miscela solventi comunque all'interno anche di ambienti confinati o semiconfinati, anche per esempio in quelle occasioni nel quale alcune opere devono essere restaurate all'interno di ambienti museali che non permettevano un grande ricambio di aria. In questo caso quindi abbiamo ritenuto che il prodotto fosse efficace, abbiamo messo su quindi il prodotto e lo abbiamo cominciato a commercializzare, nonché anche provato e testato su altre tipologie di supporto. Come potete vedere anche sulla parte di elementi in leghe metalliche. Quindi come vedete il barattolo, diciamo, del Green Rescue è una confezione che può essere data e comunque nel tempo stiamo continuando a chiedere questa validazione, un miglioramento del prodotto per cercare di fare in modo che il prodotto stesso sia paragonabile ai prodotti attualmente in commercio ma che non sono a bassa tossicità. La nostra quindi seconda sfida è stata invece un problema che è vero non così esteso come la pulitura delle opere policrome, ma sicuramente la rimozione di macchie cromatiche da supporti lapidei, quindi sia macchie di ossidi di rame che ossidi di ferro, crea delle problematiche notevoli quando invece dobbiamo andare ad affrontare una pulitura di opere complesse o comunque di opere che sono caratterizzate dalla compresenza di più materiali. In questo caso quindi anche si parte sempre da una prima parte di studio nel quale questo studio della sperimentazione va a vedere e a vagliare le attuali procedure che sono in commercio o comunque utilizzate da restauratori e per questo si va a capire anche quali sono in realtà le problematiche. In questo caso per esempio per quanto riguarda la rimozione degli ossidi di rame da supporto lapideo non era un problema tanto dovuto all'aspetto soltanto green, ma proprio il problema che attualmente viene utilizzato le DTA per tale rimozione che va sì a chelare la parte degli ossidi di rame, ma va anche a chelare ed estrarre una parte del supporto lapideo. Quindi siamo andati a comparare una serie di altri prodotti che invece sono gli aminoacidi che vengono utilizzati anche nel settore farmaceutico e in altri settori e li abbiamo applicati ai beni culturali cercando quindi di andare a vedere e a comparare tali aminoacidi ed ottimizzarli in modo tale da avere una rimozione selettiva di quelli che sono gli ossidi di rame ma nello stesso tempo riuscire ad ottenere una minor rimozione di ciò che è il supporto lapideo. In questo caso quindi vedete soltanto dei grafici in maniera anche veloce perché il tempo non è molto, per cercare di andare a vedere quindi e comparare una maggiore estrazione del rame con una minore estrazione della parte del supporto e quindi essere più rispettosi possibili di quello che è il supporto originale. Per quanto riguarda invece il ferro abbiamo un problema leggermente differente in quanto comunque attualmente vengono utilizzati dei prodotti per la rimozione che sono molto tossici, nonché sono anche di un odore particolare che difficilmente si possono utilizzare in ambienti chiusi e confinati e anche in questo caso quindi siamo andati a fare un primo confronto bibliografico per andare a vedere dove noi ci dovevamo andare a porre sia per quanto riguardava un pH per la corretta rimozione ma soprattutto chi dovevamo andare a sostituire. In questo caso quindi il tioglicolato d'ammonio è sicuramente un prodotto altamente tossico che viene ancora utilizzato nel settore dei beni culturali e che molto spesso tanti restauratori dicono vabbè ma ce ne vuole poco, intanto non è che ci metto tanto a rimuovere, però quel poco per tanto tempo ovviamente fa un effetto dose che bene non fa a chi fa questo mestiere e quindi di conseguenza siamo andati anche qui a cercare nella classe degli aminoacidi andati sia con una parte di agente riducente sia con una parte di agente chelante a creare una soluzione che fosse in grado di rimuovere nello stesso tempo ovviamente non rimuovere nient'altro che non le macchie di ferro.
In questo caso anche la sperimentazione è stata messa su con una prima parte laboratoriale e poi in una seconda parte di validazione in situ. Per quanto riguarda la validazione in situ, per le macchie di ferro è leggermente più difficile trovare delle casistiche veramente efficaci nel quale comunque non ci sia soltanto cioè ci sia soltanto effettivamente una macchia di ferro non compenetrata insieme ad altre tipologie, però la sperimentazione sta andando avanti anche con altre casistiche, dei casi studio piuttosto interessanti. Ovviamente le sperimentazioni vengono sempre fatte con i metodi originali e quindi noi possiamo sostenere, possiamo affermare che anche in questo caso l'Iron Rescue è altrettanto efficace quanto il tioglagolato d'ammonio, non essendo per niente tossico e soprattutto rispettando le superfici. La nostra ultima, tra virgolette, sfida è invece il SIC. Il SIC nasce da un'idea in realtà abbastanza, tra virgolette, bizzarra, nel senso che noi abbiamo trovato un articolo proposto su Focus nel quale si parlava del calzino cinese antipuzza. In realtà ci siamo un po' incuriositi nel cercare di capire per quale motivo e soprattutto come si basava questo prodotto, su che cosa si potesse basare, perché in realtà se noi pensiamo per esempio a grandi parchi archeologici che noi abbiamo, a noi serve la stessa cosa, un qualcosa che duri nel tempo, che non debba essere rimesso ogni poco tempo, ma soprattutto che aiuti a prevenire piuttosto che non curare. In questo caso quindi la sperimentazione è ancora in corso, però quello che noi siamo andati a ipotizzare è che ovviamente se noi potessimo avere un protettivo che abbia anche un'efficacia biocida nel tempo e non quindi un biocida da applicare in maniera iniziale ad un intervento di restauro, ma come fase finale di un intervento di restauro, ci aiuterebbe sicuramente ad avere delle superfici protette che a questo punto sono anche in parte idrorepellenti e quindi a salvare tutto ciò che è la nostra struttura di base. Ovviamente anche in questo caso la sperimentazione è prima stata diciamo vagliata nella parte laboratoriale in collaborazione con altri partner, in quale l'Enea è l'unica all'Università della Calabria, ma in questo caso noi abbiamo ritenuto, visto l'estensione di quello che deve essere comunque l'idea del prodotto e quindi di grandi aree archeologiche, l'idea di fare questa sperimentazione in una doppia fase, una prima fase che possa essere un coating da applicare sopra il materiale lapideo e una seconda fase che invece possa essere un biocida direttamente inserito all'interno delle malte in modo tale che quando si fanno le ristilature di grandi parti di murature possa garantire quindi questa efficacia nel tempo. Un'ulteriore sperimentazione per quanto riguarda la malta è sempre in collaborazione con l'Università della Calabria, è per la parte dell'underwater e quindi cercare di capire se queste malte utilizzate per la ristilatura possono essere anche applicate in zone underwater per ciò che è comunque la conservazione del patrimonio sommerso. Dall'altra parte quindi anche la sperimentazione in situ, in quanto per quanto riguarda la parte il laboratorio abbiamo degli ottimi dati di comparazione. La parte di sperimentazione in situ invece è avvenuta in una doppia maniera, una parte di coating che è quindi stato applicato in due casi studio con due supporti differenti. Nel primo in alto potete vedere una porzione del muro romano di proprietà dell'ambasciata americana, nel quale stiamo mettendo a confronto quindi il nostro prodotto insieme a prodotti dell'Enea, dell'Università della Corea ed altri e ovviamente a prodotti attualmente utilizzati quali un Preventol. Sono andata indietro. Quindi anche in questo caso la sperimentazione segue uno schema, più o meno lo schema è sempre lo stesso, una grande indagine bibliografica, la ricerca di casi studio anche sul quale poi poter applicare il prodotto e nello stesso tempo ovviamente una validazione data sempre dalla parte di indagini scientifiche che sono fondamentali per capire se il prodotto sta lavorando o non sta lavorando e soprattutto se può essere comparabile. Anche in questo caso devo essere sincera che abbiamo degli ottimi risultati che ci fanno ben sperare di poter proporre anche a parchi archeologici di notevole importanza questo tipo di approccio con il quale già stiamo comunque firmando delle convenzioni. Quindi diciamo un po' noi ci lasciamo con questa idea, con questo spot, keep calm and find a green solution, perché in realtà
Essendo tutti esperti del settore dei beni culturali all'interno di Yokoku, sappiamo perfettamente che è molto molto difficile lasciare le proprie abitudini, però nello stesso tempo è anche vero che quando tu poi testi un nuovo prodotto che ti permette di lavorare senza maschera, avere certo sempre degli accorgimenti, perché questo è fondamentale per ogni prodotto che si utilizza, però è vero anche che ti dà modo di ragionare e approcciare al bene culturale in una maniera diversa, quindi anche a tutto ciò che è la fruizione di un bene culturale, a pensare di fare veramente dei restauri completamente all'aperto e restauri completamente visitabili, in quanto comunque l'altra parte dell'approccio secondo noi fondamentale dal punto di vista green è quello che sempre di più sia nella parte delle amministrazioni e quindi delle sovrintendenze, di coloro che decidono quali sono i capitolati speciali d'appalto con il quale poter dare un prodotto piuttosto che un altro, possano andare sempre di più sulla parte green, cercando di capire che esistono queste alternative che sono anche a bassi costi, che la reperibilità ci può essere nel mercato, che certo ovviamente bisogna divulgarla e diffonderla. Un po' di pubblicazioni, perché ovviamente che tutto questo parte anche ad altre pubblicazioni, e poi comunque anche sui nostri siti di riferimento potete trovare altre informazioni. Grazie Laura. Allora, ringrazio Laura e Rivaroli e ringrazio anche la dottoressa Prestileo che ci ha appunto tracciato il lavoro che appunto la parola sinergia si concretizza in questo caso anche attraverso la sinergia dal CNR Yokoku e altre parole chiave in questo senso sono l'innovazione e la ricerca che ci portano comunque delle possibili soluzioni da applicare. Io inviterei la dottoressa Alberta Campitelli a raggiungerci per il suo intervento, è la coordinatrice di ICOM Lazio per l'intervento Green Museum quale sostenibilità. E ICOM è praticamente il principale network italiano di musei e professionisti museali, e quindi insomma le passo la parola così ci traccia qual è il percorso che state facendo. Buongiorno a tutti, grazie di questa occasione. Io sono coordinatrice di ICOM Lazio e questa riflessione sul museo green, museo sostenibile, è frutto del gruppo di lavoro che all'interno di ICOM Lazio è coordinato da Federica Sacco con Lucia Calzona e Paola Carnazza, che hanno appunto aperto una riflessione su questo argomento. ICOM è strutturato in questo modo, nel senso che siamo tutti professionisti dei musei, ma siamo organizzati in gruppi di lavoro, ognuno dei quali porta avanti dei temi particolari. Allora, i temi, prima di tutto, adesso abbiamo assistito a due interessantissimi interventi molto tecnici che ci hanno fatto capire quale sia la nuova strada che ci può essere per un restauro sostenibile. Io parto da un punto di vista un po' precedente e teorico. Cosa c'entra il museo con il restauro sostenibile e come può essere un museo sostenibile? Allora, tanto per cominciare, un museo c'entra con il restauro in quanto molto spesso i maggiori musei italiani hanno dei laboratori di restauro, quindi eseguono restauri in proprio con propri restauratori. In secondo luogo, sempre più spesso è diffusa l'abitudine di eseguire restauri open air, per cui nelle stesse sale l'opera viene restaurata in modo accessibile ai visitatori, quindi i visitatori possono assistere a tutto il procedimento. Terzo motivo, le opere, anche se vengono restaurate in un laboratorio diverso dal museo, comunque poi tornano nelle sale del museo con i trattamenti che hanno subito. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che fanno sì che il museo sia direttamente coinvolto in questo processo. Allora, intanto cominciamo anche a dire che anche i musei, che sono in gran parte pubblici,
sono dello Stato, dei comuni, delle regioni nella gran maggioranza, sono soggette alla direttiva GPP. Quindi, come dice, come è stato definito dalla Commissione europea, per l'acquisto di sono quindi previste una serie di regole per tutti gli acquisti che le istituzioni pubbliche devono fare. Come è stato definito dalla Commissione europea, l'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minor impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo della vita. Questa norma è stata recepita ed è diventata norma nel codice degli appalti, quindi in tutte gli interventi che le istituzioni pubbliche devono fare devono tenere presente queste norme. Ovviamente poi il museo è un luogo di lavoro, quindi anche tutte le norme sulla sicurezza del personale devono essere tenute presenti per il museo. Il museo, secondo la definizione, che cos'è il museo? Vediamo di capire un po' meglio come si applica questo criterio di sostenibilità al museo. Il museo, secondo la definizione di ICOM, che adesso oggetto di una serie di riflessioni e modifiche, è un'istituzione permanente senza scopo di lucro al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e così via. Quindi è al servizio della società e il suo sviluppo, quindi chiaramente non può essere in contraddizione con delle procedure e con dei materiali che sono invece in contraddizione con uno sviluppo armonico della società. Tra l'altro la discussione che c'è adesso in ICOM per una nuova definizione punta sempre di più l'accento sulla funzione sociale del museo e sulla sua essere un organismo della società, quindi questo concetto è molto importante. Ma come può essere un museo sostenibile? Noi in Italia partiamo da una difficoltà che sicuramente è maggiore di quella che hanno altri paesi, e cioè che i nostri musei sono in genere ospitati in strutture storiche, quindi ospitati in strutture datate, in cui è tutto già precostituito, quindi è molto difficile andare ad inserire. Ne faccio un esempio per tutte: l'impianto di illuminazione non è sicuramente quello che oggi faremmo in un nuovo museo, ma modificare l'impianto di illuminazione, pensate ad un museo come la Gnam o al Museo Archeologico di Napoli o alla Reggia di Caserta, modificare tutto l'impianto di illuminazione e sostituirlo con un impianto di illuminazione a LED sostenibile, a basso consumo energetico e così via, immaginate quale impatto di spesa comporti per un museo. Quindi chiaramente sono delle problematiche, la stessa cosa l'impianto di riscaldamento e di climatizzazione, anche quelli sono stati fatti a suo tempo e quindi sono spesso oggi impensabili, inaccettabili, però attuare una trasformazione si sta facendo, ma ovviamente è un processo questo molto lento. E ovviamente i musei peraltro risentono di tutto quello, oltre ad avere problematiche proprie insite, risentono di tutti quelli che sono i fattori di degrado e di inquinamento che derivano dall'esterno. I musei e anche i monumenti musealizzati, pensate alle facciate delle chiese che vengono restaurate e dopo un anno sono di nuovo ricoperte di croste nere, perché gli effetti dell'inquinamento sono evidenti.
Quindi, come si può fare a intervenire per modificare tutto questo? Allora, intanto i grandi interventi li pensiamo e li progettiamo, ma ovviamente compatibilmente con tutte le risorse a disposizione e anche, diciamo, anche il fatto che io penso cambiare l'impianto di illuminazione alla NIAM comporta anche la chiusura del museo, tra l'altro, perché è un intervento talmente invasivo, però cambiare intanto i corpi illuminanti potrebbe già essere un primo passo. E come possiamo definire quindi un museo sostenibile, un museo green? Un museo che affida nelle gare d'appalto per la pulizia degli ambienti delle procedure, delle apparecchiature, dei materiali che abbiano un basso impatto ambientale, cioè che vengono usati dei materiali che siano particolarmente attenti all'acquisto dei materiali. Utilizzare materiali riciclabili in tutte le fasi della vita del museo, comprese le attrezzature a disposizione dei visitatori o a disposizione del personale, dai dispenser di acqua e cose del genere, quindi creare tutta una serie di abitudini sostenibili all'interno della gestione del museo. E, appunto, l'illuminazione, ne abbiamo già parlato. E un problema molto grosso è quello dei materiali che vengono usati per gli allestimenti. Allora, se un museo fa un allestimento ex novo, ovviamente potrà introdurre tutta una serie di misure di attenzione ad adottare materiali compatibili e non inquinanti. Molto spesso, però, quando si tratta di allestire delle mostre, che quindi hanno una durata temporanea estremamente limitata, non c'è questa attenzione, anche perché diciamo, l'intento principale è quello di abbattere i costi. Chiaramente, e lo sappiamo, una scelta più accurata di materiali porta ad un aumento dei costi. Quindi, se per un impianto permanente il museo se la sente di investire per avere un allestimento più adeguato, che però è destinato a durare nel tempo, per una mostra di 3 mesi è difficile riuscire ad imporre dei materiali che siano compatibili. Che si può fare per ovviare a tutto questo? Intanto, un discorso che è stato fatto anche dalle colleghe che mi hanno preceduto è prevenire è meglio che restaurare, e questo lo sappiamo. Quindi anche all'interno dei musei far passare sempre più con forza l'idea che le opere devono essere oggetto di manutenzione preventiva, di conservazione preventiva e di manutenzione. Ma questo è molto complesso, perché mentre si trova più facilmente un finanziamento per un intervento di restauro vero e proprio, lo si trova con molta minore facilità per un intervento di manutenzione, perché l'intervento di restauro molto spesso trova uno sponsor, perché può essere associato a qualcuno che lo sponsorizza, perché è un evento, no? Come la mia collega Lucia Calzona sa benissimo, alla Galleria Borghese quasi tutte le opere restaurate sono state restaurate grazie a degli sponsor, e questo è un dato di fatto. Ma trovare uno sponsor che sponsorizzi la manutenzione è praticamente impossibile, perché non è notizia, non fa notizia, non è un evento, quindi è impossibile attrarre un sostegno esterno, e quindi va organizzato con i fondi dei musei, che siccome sono sempre pochi, sono sempre legati alle emergenze, alle necessità del momento, è difficile che possano essere utilizzati in funzione di una programmazione di questo genere. Però, ad esempio, ci sono musei che lo stanno facendo, e sono i musei che hanno risorse anche notevoli, ad esempio i Musei Vaticani,
hanno un ottimo laboratorio di restauro e soprattutto hanno un ottimo staff che si occupa proprio della conservazione preventiva delle opere, in modo da evitare che si debba arrivare a quello che è comunque un trauma, che è il restauro. E ovviamente ci sono poi altri fattori che in un museo creano inquinamento. E sono i visitatori. In questo periodo di contingentamento ci siamo resi conto, tutti, tra l'altro, i nostri mari sono diventati all'improvviso pulitissimi. Mari che erano inavvicinabili negli anni passati, quest'anno hanno riacquistato una limpidezza incredibile. E così io immagino, anche se non è così immediatamente visibile, che anche le opere d'arte dentro un museo abbiano respirato liberamente, senza essere soffocate dall'umidità, dal respiro, da tutti i prodotti inquinanti che portano i visitatori. E è stato quindi definito una procedura di prenotazione, in modo da avere una maggior regolamentazione dei flussi di visitatori. Sicuramente questo è un effetto molto positivo, il fatto di abituare i visitatori a prenotarsi e quindi ad poter gestire meglio, scaglionando le visite, è sicuramente un fattore positivo. Ma questo va bene nei musei che sono a grande richiesta, ma nel piccolo museo dove tu devi attirare le persone perché hai sempre pochi visitatori, imporre anche il sistema di protezione sarebbe assurdo. Però è anche vero che il piccolo museo problemi di affollamento normalmente non li ha e quindi il problema non si pone. Poi ci possono essere tanti anche piccoli accorgimenti, dal fatto della ventilazione. Però bisogna anche in questo, siccome la ventilazione lo fa il personale di assistenza nelle sale, i cosiddetti custodi, è necessario che vengano opportunamente sensibilizzati e edotti su come ventilare, in quali momenti della giornata è più opportuno effettuare la ventilazione. Poi alcune cose molto semplici che si potrebbero introdurre, ad esempio dei tappetini elettrostatici per impedire alle polveri sottili di essere portate all'interno dei musei. Quindi diciamo che anche ICOM in questo campo cerca di lavorare per diciamo approfondire, non solo introdurre perché in parte già c'è, ma soprattutto di aumentare sempre di più la coscienza su quanto sia necessario che anche all'interno dei musei si cerchi di ragionare in termini di sostenibilità. Sostenibilità in funzione del personale che ci lavora in primo luogo, dei visitatori che arrivano nei musei, ma anche delle opere. E a questo punto permetteteci di essere un po' museali e di pensare che la vita degli umani è comunque limitata, ma la vita di un'opera d'arte è molto più lunga di quella degli esseri umani. E quindi l'attenzione per gli esseri umani deve essere grande, ma molto grande deve essere l'attenzione anche per le opere d'arte di cui siamo responsabili perché possano essere poi trasmesse alle generazioni future. Quindi questo è un obiettivo di ICOM, di sensibilizzare e lavorare su questo tema, e quindi vi ringrazio molto di questa opportunità di confronto e di collaborazione. Grazie. Grazie dottoressa Campitelli per questo, diciamo, per questa panoramica generale sulla sostenibilità e la possibilità di essere sostenibili all'interno dei musei. E due cose di cui ha parlato la dottoressa che aprono l'intervento per Dana Vocino della Fondazione Ecosistemi sono appunto la manutenzione degli edifici pubblici e i criteri ambientali minimi. Quindi invito Dana ad avvicinarsi proprio per parlare di restauro e risanamento conservativo degli edifici pubblici, un'integrazione necessaria CAM per l'edilizia.
Allora, mi fa molto piacere intervenire dopo la dottoressa Campitelli, perché allora, noi della Fondazione Ecosistemi ci occupiamo, come ha detto, ha introdotto Gianna, ci occupiamo di definire, di scrivere proprio, e supportiamo il Ministero dell'Ambiente in questo, di scrivere proprio i criteri ambientali minimi per una serie di categorie merceologiche. Una di queste è appunto l'edilizia, proprio le costruzioni, e io in particolare mi sono occupata appunto del supporto al Ministero dell'Ambiente per scrivere i criteri ambientali minimi per l'edilizia. Quindi quello che diceva la dottoressa Campitelli ovviamente sugli interventi museali è fondamentale per una definizione ancora più approfondita di alcune specifiche tecniche che ci sono nel CAM edilizia, che è tuttora attualmente in vigore, che però ci sono alcuni ambiti che ancora sono rimasti fuori dal CAM edilizia, e sicuramente è questo uno degli ambiti interessanti da approfondire. Noi come Fondazione Ecosistemi peraltro abbiamo supportato la sezione egizia del Museo del Castello Sforzesco a Milano, proprio per un progetto di allestimento di una delle sale del museo, utilizzando appunto i CAM edilizia. Abbiamo trovato tantissime difficoltà, come diceva lei, nel definire proprio dei criteri ambientali per dei materiali, per le teche, per i nuovi allestimenti che erano stati progettati prima, diciamo, del nostro intervento. Quindi questo approfondimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei materiali utilizzati ha comportato poi anche delle modifiche del progetto, che peraltro era già arrivato proprio alla fase esecutiva. Quindi il lavoro è, diciamo, tutto in progress e anche molto molto complesso per arrivare poi a delle proposte che siano anche green. Allora, questo un po' quando si scrive un criterio ambientale minimo, questa è un po', come dire, la linea guida che ci aiuta a capire in che direzione andare nello scrivere le specifiche tecniche o i criteri premianti per gli appalti verdi. Sono i 5 obiettivi che sono alla base dei CAM, ovvero la riduzione dei flussi di energia e materia, la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti energetiche rinnovabili, la riduzione, possibilmente l'eliminazione, delle sostanze chimiche pericolose, l'aumento delle attività di recupero, di riciclo e di riuso della materia, anche finalizzata appunto alla riduzione dei rifiuti, e poi la riduzione ovviamente di tutte le emissioni, prima fra tutti le emissioni climalteranti. Perché faccio vedere questi 5 obiettivi? Perché devono essere alla base di una ipotesi di criteri ambientali minimi destinati al restauro degli edifici pubblici di carattere storico. Perché è un po' diverso la definizione, il processo per arrivare a una definizione di criteri ambientali minimi per il restauro degli edifici è un po' diverso rispetto a quello che abbiamo fatto nella definizione del CAM per l'edilizia? Perché ovviamente ogni progetto architettonico, ogni progetto di restauro su un edificio è un progetto a sé, è un unicum, è sempre un unicum. Le problematiche che nel progetto di restauro possono venire fuori sono tantissime, tutte diverse tra di loro. Ogni progetto propone e comporta nuovi problemi progettuali da affrontare sul tema del restauro. Quindi è molto difficile stabilire dei requisiti precisi per il restauro dal punto di vista ambientale ed energetico, proprio per questa eterogeneità di situazioni in cui ci veniamo a trovare, perché i CAM sono molto semplici, diciamo, nella loro struttura, cioè stabiliscono dei requisiti minimi che si devono rispettare nella progettazione, nella scelta dei materiali, negli obiettivi prestazionali energetici e così via. Quindi c'è un'asticella che è quella, è sempre la stessa per tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione, ma questo non lo possiamo fare nei progetti di restauro, perché la situazione è molto più
molto più complessa, quindi impossibile fissare a priori rigidi obiettivi di performance sia ambientale che energetica, ed è poi quindi difficile stabilire dei livelli prestazionali minimi, proprio perché ci sono tanti vincoli, tanti condizionamenti in un progetto di restauro. Questo ovviamente in un futuro possibile CAM sul restauro degli edifici storici, sicuramente l'obiettivo e l'indirizzo che ci stiamo dando insieme appunto ovviamente al Ministero dell'Ambiente, con cui stiamo collaborando anche su questo, è quello ovviamente di trovare una mediazione tra la conservazione, tra la necessità di riuso, perché qui stiamo parlando di interventi di restauro di edifici che vengono utilizzati dalla pubblica amministrazione, non solo musei ma anche municipi, scuole diciamo che sono all'interno di edifici storici e così via. Quindi trovare una mediazione con questi aspetti e con quindi gli obiettivi ambientali che il CAM e il GPP si pone. Io stiamo un po' lavorando già su questo, sono quattro, questi primi ragionamenti che stiamo facendo, sono forse quattro gli aspetti ambientali specifici dell'intervento di restauro, qui ovviamente stiamo parlando di edifici storici. Allora, il primo è sicuramente quello che possiamo chiamare la piramide dell'uso efficiente delle risorse. Ci sono molte direttive e comunicazioni europee che hanno come obiettivo al 2050 quella di ridurre il consumo di materie prime naturali. Quindi in un progetto di restauro, una piramide dell'uso efficiente delle risorse, che cosa ci può, è un indirizzo, è un obiettivo, che cosa ci può dire? Dobbiamo nei progetti di restauro, vedete, la base della piramide rappresenta tutti i materiali di recupero che noi possiamo riutilizzare, che troviamo nel cantiere di restauro e che possiamo e dobbiamo riutilizzare il più possibile. La seconda fascia invece rappresenta i materiali che dobbiamo utilizzare negli interventi di restauro, materiali che derivano da materie prime seconde, cioè che sono materiali che derivano da riciclaggio, da impianti di riciclaggio, e poi l'ultimo invece, quello che diciamo è la parte piccola della piramide, è la pietra naturale, ad esempio materiali naturali di nuova estrazione, cioè dobbiamo cercare il più possibile di utilizzare appunto materiali di riciclo, materiali da riutilizzare o prelevandoli dal cantiere stesso o da cantieri simili, e però lasciando proprio come ultima ipotesi quella di utilizzare materiale naturale. Perché questo? Perché ognuna ogni produzione di questi materiali comporta degli impatti ambientali. Il GPP ci dice che noi dobbiamo valutare tutti gli impatti ambientali di un progetto pubblico, qui stiamo parlando di interventi pubblici, gli impatti ambientali, come ricordava la dottoressa prima, lungo il ciclo di vita del progetto. Quindi dobbiamo andare a capire quali sono, per esempio nel caso della base di questa piramide, quali sono gli impatti dovuti al trasporto del materiale, perché dovrà essere portato in un impianto che serve per quella che si chiama la preparazione al riutilizzo. Quindi anche nel trasporto ci sono degli impatti ambientali, vanno calcolati, vanno misurati. La preparazione al riutilizzo, seppur un impatto minimo, però ha un impatto da valutare e da calcolare. E poi il trasporto dei materiali in cantiere. Per i materiali che vedete nelle altre zone della piramide, questi impatti sono molto più elevati, perché ci sono, oltre sempre ai trasporti, ma c'è l'impianto di riciclaggio che comporta degli impatti. E via via, poi andando verso la fine della piramide, ci sono proprio anche gli impatti dell'estrazione stessa del materiale da cava e così via. La produzione e l'imballaggio del materiale, insomma, sono tantissimi gli impatti ambientali, e dobbiamo sempre cercare nei progetti, questo è quello che ci dice il GPP, cercare di mantenerci il più possibile sulle fasce basse di questa piramide.
Questi impatti ambientali, che chiamiamoli di preproduzione, no, del progetto, dell'intervento di restauro, sono, quindi si possono andare a misurare attraverso questa metodologia che è il life cycle assessment, cioè l'analisi del ciclo di vita, in questo caso della preproduzione, quindi di tutto quello che significa produrre materiali che ci servono poi per l'intervento di restauro. Ci va a identificare una serie di indicatori di impatto ambientale, indicatori sintetici di impatto ambientali, qui ne ho scritti solo alcuni, cioè consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili, il consumo di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile, la produzione di rifiuti, il consumo idrico, il global warming potential, cioè le emissioni di GHG, di gas climalteranti, l'acidificazione delle acque, lo smog fotoclimico, eccetera. Sono 12 gli indicatori ambientali sintetici che questa metodologia dell'LCA ci permette di calcolare. Secondo aspetto ambientale, se ne è parlato stamattina, è proprio quello del, ed è una specificità proprio del progetto di restauro, è quello di arrivare a un ridotto impatto ambientale delle tecniche particolari di riqualificazione delle facciate, di riqualificazione degli stucchi e così via, tutto quello che può comportare un intervento su un edificio storico, quindi vari interventi di pulitura delle facciate, di risarcimento degli intonaci, i piccoli consolidamenti degli edifici. Anche in questo caso, attraverso il Politecnico di Milano ha iniziato a fare degli LCA sulle tecniche di pulitura in particolare e anche qualche altro tipo di tecnica, anche in questo caso applicando l'LCA abbiamo contezza di qual è l'impatto ambientale di queste tecniche. È misurabile sempre attraverso quei 12 indicatori sintetici ambientali di cui parlavo prima. Quindi questo è il secondo grande problema che ci troviamo di fronte nello scrivere un CAM per gli interventi di restauro. Terzo aspetto ambientale. Come forse sapete, nel CAM edilizia una parte importante di questo decreto ministeriale riguarda la prestazione energetica degli edifici, no? E ci sono dei requisiti specifici, c'è un'asticella, diciamo così, una soglia molto ben definita, che però è molto difficile applicare ad un intervento di restauro di un edificio. Quindi quello a cui possiamo aspirare nel caso degli edifici storici è una prestazione energetica la migliore possibile, perché magari non c'è lo spazio per mettere un impianto, una pompa di calore, non c'è uno spazio idoneo per un pannello fotovoltaico, l'involucro ha bisogno di interventi per migliorare la propria prestazione energetica e non è possibile applicare certi interventi per motivi appunto sempre di conservazione. Quindi quello che potremo, e su cui stiamo ragionando, quello che potremo dire dentro un CAM che ha a che fare con il progetto di restauro di un edificio, è quello di stabilire una procedura per garantire la migliore prestazione energetica per quell'edificio che ha delle caratteristiche specifiche e che saranno sempre diverse nei vari casi. Ci aiuta in questo una norma europea, una norma UNIEN, la 16.883, che poi è anche abbastanza recente, che è una norma appunto proprio riguardo agli edifici storici, si chiama conservazione dei beni culturali, linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici. Tutto da approfondire, ma quello che è importante è che questa norma fissa una procedura per fissare una prestazione energetica possibile per quel tipo di edificio ed è quindi quella che potrà essere perseguita, che potrà essere individuata come obiettivo poi per l'intervento di riqualificazione energetica dal punto di vista energetico dell'edificio. È una norma molto agile, diciamo così, molto appunto flessibile,
che però stabilisce appunto un processo che il progettista dovrà seguire, può essere anche certificata questo processo, per arrivare quindi a una soluzione progettuale che sia idonea per quel tipo di intervento. Anche in questo caso quindi ovviamente c'è una valutazione degli impatti ambientali, in questo caso dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 equivalente, che derivano poi da alternative diverse, progettuali diverse che si possono definire. È una procedura iterativa, come vedete, come scritto qua in piccolo, proprio per individuare le migliori soluzioni sia tecniche che impiantistiche, quindi le migliori possibili, come dicevo all'inizio. Quarto, poi chiudo rapidamente, quarto aspetto ambientale da non dimenticare, perché qui stiamo parlando ovviamente di edifici che vengono restaurati perché sono utilizzati dalla pubblica amministrazione, è quello di fissare, di stabilire già nel CAM attuale, nel CAM in vigore per gli edifici convenzionali, chiamiamoli così, c'è già l'obbligo di scrivere un piano di manutenzione dell'edificio, ma in un edificio storico ancora di più c'è questa esigenza di collegare il progetto di restauro ad un piano di manutenzione dell'edificio e anche, se vogliamo, a un sistema di gestione ambientale dell'edificio stesso, quindi che tenga conto lungo tutto il ciclo di vita di questo edificio di tutti gli impatti ambientali della fase d'uso dell'edificio, che quindi vanno previste, vanno misurate, vanno anche gestite nel corso appunto della vita utile dell'edificio. Quello che noi abbiamo cominciato a fare, ma adesso faccio vedere solo un paio di slide proprio per vedere soltanto per il momento il metodo, è prendere il CAM edilizia attuale e capire per ogni specifica tecnica quale potesse essere, se era applicabile così com'era, un progetto di restauro, oppure se dovremo inventarci, definire, con il vostro aiuto possibilmente a questo punto, con questa collaborazione mi sembra fondamentale a questo proposito. Capire quindi, qui sulla sinistra vedete l'indice proprio una parte dell'indice del CAM edilizia, e capire quindi nel caso di un progetto di restauro come modificarla questa specifica tecnica. Questo lo stiamo facendo appunto per la prestazione energetica, per l'approvvigionamento energetico, per il risparmio idrico ad esempio, perché il CAM ad esempio prevede la realizzazione di un serbatoio per la raccolta delle acque piovane. In un progetto di restauro questo è, diciamo, se uno è fortunato è possibile, ma diciamo è un po' complicato. Quindi sono tutti aspetti che stiamo, l'illuminazione naturale di cui parlava anche prima la dottoressa Campitelli, insomma sono, come vedete qui i requisiti sono netti nel CAM edilizia, cioè il fattore di luce diurna deve essere almeno del 2%, in un progetto di restauro non è detto, diciamo, che questo sia un obiettivo facilmente raggiungibile. Quindi il lavoro che si sta facendo, che si inizia a fare adesso, è proprio quello di cercare di capire come integrare il CAM attuale, il CAM edilizia attuale, con delle specifiche tecniche che siano adatte e idonee per un progetto di restauro. Grazie. Bene, grazie all'architetto Vocino. Dovremmo avere in collegamento Marco Mari, che proprio in continuità con quanto raccontato da Dana rispetto ai CAM in edilizia, ci va ad illustrare il protocollo per il restauro e la riqualificazione sostenibile degli edifici storici. Marco Mari è il vicepresidente del Green Building Council Italia. Prego Marco. Intanto grazie per avermi invitato, proverò ad essere molto rapido, e ho davvero molto apprezzato e molto gradito le varie relazioni che si sono susseguite finora, anche perché state seguendo una linea per me particolarmente interessante, che comprende in qualche modo nella narrazione contenuto, quindi le opere d'arte, tutto ciò che è cultura all'interno degli ambienti, confinati o meno, che siano spazi aperti o edifici, e contenitore, perché
il tema degli edifici, quindi dei luoghi comunque nei quali viene presentata l'arte, a sua volta è un elemento fondamentale. Per cui ho molto gradito vedere i temi di innovazione tecnologica portati avanti da CNR e ISA, che mi è piaciuto ascoltare anche lo sforzo fatto dall'associazione ICOCU per quanto riguarda ugualmente questa parte culturale, ed è una parte centrale, è un pezzo, ma una parte centrale riguardo alla salubrità, all'uso dei materiali che in qualche modo non solo non inquinino e allo stesso tempo non generino problemi sulla sicurezza. Ma come già evidenziava la Campitelli, poi abbiamo delle problematiche ampie del contenitore, dell'edificio, in questo caso del museo, se lo ragioniamo in tal senso, e lo chiariva molto bene questo concetto Dana Vocino, per cui i CAM tengono in conto di. Permettetemi di presentarmi in una parola e presentare l'associazione. Io sono il vicepresidente dell'associazione Green Building Council Italia, associazione che opera dal 2008, voluta dalla provincia autonoma di Trento a suo tempo, ma associazione che opera a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo è quello di guidare la filiera dell'edilizia in direzione di un ambiente, diciamo, maggiormente resiliente, sostenibile e salubre. E questi elementi sono fondamentali oggigiorno, visto che non a caso stiamo parlando spesso da lontano con distanziamento, per cui, come dire, ci rendiamo conto delle problematiche. Ecco, la nostra community opera in una community più ampia che si chiama World Green Building Council, che è la community mondiale della edilizia sostenibile e quindi dell'ambiente costruito, non solo degli edifici, ma delle infrastrutture e degli spazi verdi, in qualche modo. Il punto che veniva evidenziato, ecco, e sul quale io focalizzo l'attenzione in questi pochi minuti che mi vengono dati, è il fatto che il settore, l'ambiente, nei luoghi in cui noi viviamo, e quindi i musei, se volessimo andare nel merito, e quindi le costruzioni, sono non solo la filiera più grande, anche economicamente più rilevante, ma che ha più impatto di risorse. Infatti ne parlavate, veniva chiaramente detto al termine da Dana della nuova normativa sull'ambito dell'energia, che è un punto fondamentale. Gli edifici a livello mondiale consumano il 72% dell'energia, ma non dobbiamo dimenticarci che fanno il 30% di rifiuti, e non sono solo rifiuti chimici, sono rifiuti comunque in ogni caso che non possono finire in discarica perché dall'altra parte richiede il 40% di materie prime utilizzate. Capite che questi due elementi si controbilanciano, oggi lo chiamiamo economia circolare, ma cioè, e tra cui le emissioni sono un altro tema, l'uso di acqua è già stato detto e spesso passa assolutamente sotto silenzio, invece è un tema ambientalmente fondamentale di cui i processi di restauro hanno una grande responsabilità, perché si possono scegliere tecniche e metodologie che ne impieghino ad esempio di meno nei processi di restauro, così come allo stesso tempo si possono e si devono scegliere materiali e prodotti che non solo abbiano un minor problema di impatto sulla salute o sull'inquinamento localmente, ma che vengano da produzioni a loro volta sostenibili, quindi un tema ampio. Ma se ci dimentichiamo che noi viviamo all'interno degli edifici, che gli edifici, i musei, sono comunque progettati per le persone e non solo per le opere d'arte, noi viviamo all'interno degli edifici più del nostro 90% del tempo, ecco, faremo un grave danno. Per cui è correttissimo quanto veniva detto dalla Prestileo, dice, ma se ci sono delle emissioni è un problema per chi lavora, non solo per chi lavora con quei materiali, ma per chi frequenterà quei luoghi e quegli ambienti. Quindi la salubrità, oltre che il comfort, diventano un elemento centrale. E da ultimo, se dimentichiamo il valore storico testimoniale degli edifici, faremo un'edilizia sostenibile meravigliosa, magari ottimamente da un punto di vista energetico, chissà, dei materiali e dei prodotti, ma perderemo un valore che per noi è potentissimo, il valore e la grande potenza delle radici culturali. Anche queste sono un elemento importante, centrale quanto gli altri, e lo dobbiamo considerare come la seconda faccia della medesima medaglia. È proprio su questo che noi abbiamo operato e operiamo a livello internazionale e come associazione, e abbiamo e collaboriamo tuttora alla definizione dei CAM e al loro miglioramento, anche nel quello che Dana stava evidenziando, nell'attuale percorso di specializzazione dei CAM al restauro. Noi sappiamo che i criteri ambientali minimi per l'edilizia sono, mettiamola così, una buona lista della spesa delle cose complessivamente che un'edilizia pubblica deve fare,
particolarmente interessanti, se coniugati al restauro, certo vanno un po' specializzati. Sappiamo anche che i CAM non danno solo obiettivi, come sono stati detti, ma richiedono un processo di verifica e dunque di rendicontazione. Questa rendicontazione avviene su due ambiti possibili: richiede una relazione tecnica o richiede di applicare dei modelli che sono internazionalmente o nazionalmente validati, quelli che vengono chiamati protocolli energetico-ambientali rating system nazionali o internazionali. Questa è la dicitura che li ingloba tutti quanti, come giustamente è stato definito in sede del Ministero dell'Ambiente. Questi protocolli aiutano a rendicontare i CAM, danno misura, nascono dal mondo privato, non dal mondo pubblico di base, proprio perché poi vengono applicati dalle imprese, dai progettisti, dai costruttori di materiali, dai produttori, dagli installatori e così via, e devono essere strumenti che il mercato è capace di applicare. Non ultimo, veniva detta una cosa interessantissima, no? Veniva detta proprio dalla Prestineo, dice, ma l'ostacolo è il tema economico, diceva, perché noi diamo buone pratiche e poi dice costa di più o costa di meno, non la applica. Ecco, se queste singole porzioni o parti del sistema edificio, in quel caso i prodotti, i materiali e la salubrità degli stessi e la sicurezza degli stessi, è all'interno di un qualcosa che misura il rating del valore dell'edificio, ecco, attenzione, questo è fondamentale perché è basato sulle prestazioni ambientali complessive olistiche dell'edificio, beh, allora non si pone più il problema se costa di più o di meno quel materiale, perché il costo aggiuntivo sarà un niente nel valore che andremo a produrre e riconosciuto dal mercato, ecco perché sono protocolli che nascono dal mercato, riconosciuto dal mercato. E quando non si ha a che vedere con una proprietà privata, ma con una proprietà pubblica, beh, allora ha maggior ragione, perché dovremmo produrre e aumentare il bene comune. Da ultimo, non bisogna dimenticarci che questo approccio, che vede le regole definite a livello nazionale con i CAM, rendicontate con dei protocolli, si aggancia alle regole europee. L'Europa ha già definito un sistema di reporting che si chiama Levels. Questo sistema di reporting è un framework complessivo che prevede, specifico per gli edifici in questo momento, che non ha specializzazione al restauro, e su questo, come vi dirò, dovremo lavorare assieme, perché questa voce in Europa non può che portarla d'Italia, questa grande competenza e cultura del restauro. Bene, questo framework prevede sostanzialmente un sistema di rendicontazione. In qualche modo questo framework si aggancia chiaramente a quello che attualmente viene definito Green Deal, o si aggancia al Next Generation EU, quindi al progetto di sostenibilità straordinaria che viene fatta con una quantità enorme economica e di soldi, che vedrà quindi anche i beni pubblici dover essere rigenerati e riqualificati da un punto di vista della sostenibilità. E come sappiamo, l'Europa per ogni soldo messo non chiede solo più se lo hai poi speso nell'edificio che ti veniva finanziato, ma ti chiede l'impatto che hai generato su tutti i vari indicatori del sistema edificio. Ecco, Levels è un sistema di reporting che guarda sostanzialmente l'intero edificio coerentemente ai CAM e utilizza i protocolli energetico-ambientali per dimostrarne la corretta attuazione. Quindi è un sistema collegato. Ecco, in questo caso l'applicazione di Levels, quindi il European Sustainable Framework Levels Working Group, che è il gruppo di lavoro sotto la DG Environment, ha dato mandato a GBC Italia già a suo tempo di testare Levels in Italia, e l'Italia, al termine del test che è finito a fine 2018, primi del 19, è risultata il terzo paese con più edifici che hanno simulato e testato la corretta applicazione di questo, e ne siamo molto molto orgogliosi come community che ne ha avuto l'onere e l'onore. Ecco, detto questo, perché mai in qualche modo l'Europa dovrebbe andare a misurare gli impatti? Perché a sua volta deve dimostrare qual è il percorso che viene fatto rispetto ai climate goals. E non dimentichiamoci che sugli obiettivi per il clima, di 17 obiettivi tutti completamente integrati, per cui si agisce su tutti, ma l'edilizia agisce in maniera più potente su addirittura 11 obiettivi. Quindi non si ha solo a che vedere con l'economia circolare, sulla produzione di lavoro,
sulla salubrità, sulle condizioni di vita e quant'altro, ma su uno spettro che è il più ampio di qualsiasi altro. Quindi non possiamo non procedere in questa direzione. Ecco che noi primi al mondo abbiamo generato, sulla base dei protocolli energetico-ambientali più utilizzati al mondo, che sono quelli del nostro partner United States Green Building Council, partner di Green Building Council Italia, che ha generato United States Green Building Council i protocolli LEED, si chiamano Leadership in Energy Environmental Design. Fate conto, il 70% di un mercato mondiale di oltre 5 miliardi di metri quadri, chiaramente non certo di edilizia storica per intenderci, che invece chiede fortemente adesso l'esperienza italiana. Infatti abbiamo generato il protocollo GBC Historic Building, un approccio olistico all'edificio, che quindi invito assolutamente CNR ISAG, invito Yokoku assolutamente a collaborare, perché già ha all'interno tutti i temi che loro hanno trattato e valorizzeremo certamente le loro innovazioni in un approccio complessivo. Questo protocollo è sostanzialmente un protocollo che coniuga le istanze energetico-ambientali, quindi risorse, emissioni, biodiversità, salubrità dei luoghi, con gli ambiti e gli aspetti e le istanze etico-testimoniali. Il concetto di base è che un restauro è sostenibile se consente alle future generazioni di poter apprezzare gli stessi valori culturali e ambientali che noi possiamo riconoscere oggi. Questa è la nostra eredità, in qualche modo, un'eredità che l'Italia peraltro ha più forte di ogni altro, e una cultura che noi abbiamo ancora più potente. Sono molti gli esempi che stanno perseguendo il protocollo Historic Building. La scuderia della Rocca di Santa Pollinare è il primo edificio, tra parentesi, a proprietà pubblica, che è stato certificato su questo protocollo. Il Museo dell'Ebraismo e della Shoah, vedete la parte centrale, è un'ex caserma, la parte aggiuntiva che vedete, l'addendum che adesso viene completato. Il Museo dell'Ebraismo e della Shoah è il secondo edificio che è stato certificato, peraltro ha vinto quest'anno il premio GBC Historic Building per le esperienze della pubblica amministrazione, perché noi operiamo degli awards praticamente ogni anno sulle migliori pratiche che sono sul territorio nazionale, e quindi, come dire, rappresenta un'eccellenza. Questa eccellenza peraltro è di proprietà del MIBAC. Il Palazzo Gulinelli, tanto per dire che non è solo il pubblico, in questo caso è la diocesi, la curia, quindi mettiamo la CEI in qualche modo, che in un restauro, in questo caso a Ferrara, post sisma 2012, ha seguito il protocollo, e quindi tutto l'ambito di restauro sostenibile, vi assicuro, con una bellezza interna di affreschi e banisteria che lascia senza parole, peraltro nella buona processo. Il Castello Estense è registrato per il processo di certificazione già ufficialmente, per il restauro che farà, piuttosto che l'ospedale Sant'Agostino a Modena ugualmente, ugualmente Palazzo Santander a Torino, ugualmente Palazzo Silvestri Rivaldi. In questo caso io immagino ci sia il Ministero dei Beni Culturali e probabilmente, se capisco bene, Maria Adelaide De Ricciardi presente. Ecco, in questo caso è una forte volontà del MIBAC, la Direzione Educazione e Ricerca, proprio nel generare all'interno una scuola di restauro permanente in qualche maniera, e la stessa regola di restauro del palazzo segue e ha una registrazione ufficiale con il protocollo Historic Building. Non ultimo l'ambito che citavamo prima, una chiesa meravigliosa peraltro nel Foro Romano a Roma, San Giuseppe dei Panegnani, che ha avuto un crollo fragile del tetto, è stata restaurata e sta perseguendo tutto il restauro con il protocollo GBC Historic Building. Peraltro questo ci interessa moltissimo, perché ha richiesto delle particolari applicazioni del protocollo, e stiamo valutando la possibilità di una particolare tipologia di applicazione del protocollo GBC Historic Building, che è applicabile a qualsiasi tipologia di uso degli edifici, anche appunto agli edifici di culto. Perché, come potete immaginare, a maggior ragione se quell'edificio lo usi in determinate condizioni solo in alcuni periodi dell'anno, forse dal punto di vista energetico in qualche modo non avrà grandissime necessità, ma ciò non vuol dire che il restauro non sia o non possa essere sostenibile. Va da sé che in un approccio olistico all'edificio, i materiali, i prodotti, le emissioni, la gestione delle acque, piuttosto che tutto quanto è l'impatto e gli indicatori
prestazionali dell'edificio sono importanti. Va da sé che il tema energetico potrebbe, come è stato giustamente propriamente detto poc'anzi, essere uno degli elementi, ma non il prioritario sul quale si può arrivare a un in qualche modo un miglior risultato. Da ultimo, lasciamo delle notizie positive in qualche modo. La prima è che il protocollo GBC Storybuilding, tuttora attivo, ha avviato un percorso di internazionalizzazione e questo credo interesserà proprio a Yokoku, a CNR, interessa come sappiamo ad ecosistemi e a quant'altri. Perché? Perché porta all'esterno del nostro paese il protocollo di sostenibilità applicato agli edifici storico-testimoniali. Quindi è un modo di internazionalizzare la cultura nazionale del restauro, ma parlando una lingua che gli altri paesi, quella della sostenibilità edilizia, già parlano. Quindi ci permette in maniera autentica di dare un'innovazione alla community mondiale che in questo momento ce lo sta richiedendo e ne siamo particolarmente orgogliosi. Abbiamo già operato con Asso Restauro, il MIBAC e il Ministero degli Esteri un primo, lice in quel caso, un primo caso studio estero a La Habana, a Cuba, di cui siamo orgogliosi di aver preso parte, e ce ne stanno chiedendo dagli Stati Uniti piuttosto che da Hong Kong degli ulteriori. Ecco, la cultura del restauro italiana sostenibile in questo caso è una delle culture più potenti. Da ultimo, tanto per chiarirvi che il set dei protocolli è più ampio del solo GBC Storybuilding, vi evidenzio che i protocolli nazionali li abbiamo già messi a disposizione in forma completa, sono manuali da 400-600 pagine con più tutti gli allegati ulteriori, quindi sono contenuti di grande studio e cultura, operati in perfetto allineamento con quello che è il mondo internazionale della sostenibilità edilizia, sono tutti scaricabili in maniera totalmente gratuita dal sito GBC Italia. Prima li abbiamo messi a disposizione dei nostri soci, delle università e delle amministrazioni pubbliche e da ormai quasi un anno sono disponibili a chiunque voglia scaricarli per poterne avere non solo conoscenza ma utilizzo, a maggior ragione per gruppi di lavoro e di ricerca. Ecco, mi viene da pensare che a questo punto il tema sia forse approcciare questa complessità necessaria e rendere forti tutte quelle ricerche verticali e puntuali come quelle sui materiali, sulla salubrità e la sicurezza, ma che fanno parte di un approccio complessivo. Io credo che l'approccio complessivo e la frase laica più potente sia sostanzialmente questa. Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato, non siamo più nella condizione, a nostro avviso, di poter procedere pensando che se facciamo un involucro e ci mettiamo una pompa di calore basti, perché immediatamente generiamo un problema su ciò che respiriamo all'interno e quindi dobbiamo mediare queste necessità. Non possiamo più pensare che l'economia circolare da sola basti, non possiamo pensare che non sia fondamentale considerare il tema del restauro e il tema della cultura come uno degli aspetti centrali. Ecco, a me viene da dire che alla fine possiamo dire che, ancora parafrasando Papa Francesco, nessuno si salva da solo e quindi credo al contrario che questo possa essere un bellissimo momento e ringrazio molto il Forum Compraverde by Green per averci invitato per poter lanciare un ponte e collaborare assieme. Assieme sono sicuro che andremo particolarmente lontani. Grazie per l'attenzione. Darei subito la parola a Sofia di Chimica Verde, Sofia Mannelli, che è la presidente di Chimica Verde, per l'ultimo contributo del convegno di oggi. Innovazione, imprese e la Chimica Verde per il restauro. L'associazione è l'Associazione Nazionale della Chimica Verde Italiana, la storica associazione della Chimica Verde. Ha anni, all'inizio eravamo piccoli, ma in realtà adesso siamo gli unici a avere una certa età, su tutte le filiere economiche cercare di sostituire prodotti della petrolchimica con prodotti rinnovabili o comunque prodotti più sostenibili.
Vedete, nel tipo di filiere non ci occupiamo solo di beni culturali, dove tra l'altro abbiamo come responsabile di filiera il professor Campanella, ma ci occupiamo di energia, lubrificanti, plastiche, compositi, componenti, coloranti naturali, cosmesi, detergenza, molecole bioattive, corroboranti. Noi si nasce dall'agricoltura, quindi queste sono le grandi tematiche agricole, ma lavoriamo sulla filiera ittica in maniera anche importante. Nutraceutica è l'ultima nata, proprio i beni culturali, anche se in realtà fin dalla fondazione abbiamo avuto imprese anche appartenenti ai beni culturali. Sedi in più parti d'Italia, ma anche un Green Chemistry Bionet Asia Pacific con sede a Taiwan, nella città di Taichung, dove c'è la grande sede universitaria. La nostra domanda è questa, cioè parafrasando a ben altri: tu vedi cose che esistono e ti chiedi perché, io sogno cose mai esistite e mi chiedo perché no, e da lì si parte. E oggi ho sentito in fondo tematiche del genere: applicare tecnologie e innovazioni provenienti da altri settori in un settore, in questo caso i beni culturali, e in fondo molte delle nostre applicazioni, dai telefonini ai pannelli solari, derivano dalle tutti gli esperimenti verso la Luna o verso il cosmo. La chimica verde credo sia abbastanza scontato cosa sia, però ci sono delle cose chiavi che voglio dire. Opera con processi e prodotti più sostenibili, e quindi dispone potenzialmente di un corredo di molecole potenzialmente inesauribili. Noi possiamo estrarre, dico potenzialmente perché spesso i costi impediscono di farlo, ma possiamo estrarre da animali vegetali qualunque molecola, che sono quelli che sono i building blocks, e da lì ripartire a ricostruire il complesso che ci interessa. Quindi è un mondo infinito di opportunità e possibilità. Ma una cosa su cui noi puntiamo sempre, che oggi ho risentito dire più volte, proprio il prevenire piuttosto che curare, quello è il principio della chimica verde. Non si interviene perché c'hai un malato, eviti di avere un malato, e questo in tutti i settori che noi affrontiamo. Ugualmente, scusate, cerco di andare veloce che il tempo è lento il tempo è poco, e voglio invece presentarvi cose che magari conoscete meno, mentre altre cose dove io sono venuta qui anche a imparare, perché come presidente poi cerco di occuparmi di più tematiche, però ovviamente voi siete gli esperti. Cosa c'è già adesso come imprese? Cosa ci sono di prodotti già disponibili? Ci sono, non ci sono? A che punto siamo? Bioplastiche, perché non me lo dà, perché è diventato... Allora, bioplastiche e bio... Scusate, perché di solito lavoro con PowerPoint, i PDF li conosco meglio, mi sono più antipatici. Bioplastiche e biocompositi, sicuramente siamo molto avanti. L'Italia, non in tutto, solo in parte, ma l'Italia è tra i leader mondiali di questo settore. Sulle bioenergie, questo lo sappiamo tutti. Sui biolubrificanti siamo forse il primo paese al mondo come imprese che producono questi materiali e sono già economicamente molto sostenibili. Le molecole bioattive e mezzi tecnici in agricoltura, sì, siamo fortissimi, ci sono, hanno anche costi accessibili, ma pochi lo sanno. Coloranti naturali, biocosmesi, detergenze, fibre naturali, anche nei beni culturali. Quindi sono cose che materiali, innovazioni già disponibili sul mercato, e questa è la cosa importante da sapere. Non soltanto esiste una ricerca di base e specialistica molto avanzata, ci sono prodotti, e anche oggi la collega prima ne ha presentati alcuni che avevano testato e approvato. Cosa dice Luigi Campanella? Proteggere l'ambiente e trascurare la protezione dei beni culturali, o al contrario, proteggere questi e non garantire qualità all'ambiente, significa sprecare risorse e capitale umano. Voglio raccontarvi un aneddoto. Molti anni fa abbiamo, su richiesta in realtà del direttore di uno dei più importanti giardini storici nazionali, abbiamo fatto un progetto per la chimica verde sia nella conservazione agricola del giardino, quindi per i giardinieri, sia per le opere che erano presenti, ovviamente tutto in una piccola parte, facendo soltanto test. Quando lui ha presentato il progetto, tra l'altro che noi chiedevamo soltanto i costi vivi, proprio perché noi dobbiamo divulgare, l'associazione tende a divulgare, la sovrintendente di allora disse che aveva un marito chimico e gli aveva detto che non si crede alla chimica verde. Questo è da dove si parte, ma non è
che siamo arrivati tanto più lontani. I problemi con le sovrintendenze sono ancora molto forti perché non si crede. Ora, credere, e gli assiomi sono delle cose a cui, voglio dire, va nel trascendente e io sono un'agnostica, la cosa certa è che la chimica verde è una scienza, è una disciplina, e quindi non è che si crede o non si crede, si studia o non si studia, ci si interessa o non si interessa, però noi gli scontri con sovrintendenze e beni culturali sono belli forti. Vediamo se mi arriva avanti. Queste sono degli esempi di pulizia proprio con prodotti dei beni dalla chimica verde. Voglio presentarvi le imprese, poi le slide tanto le lascio. Vi presento due imprese che sono nostre associate. Una è Sprincolor con Roberto Mosca, che è stato il titolare, ed è, ahimè, deceduto nel 2014, era veramente un pioniere. Lui era partito proprio, partendo dalla sua azienda, che era una famiglia di artigiani, decoratori e ebanisti fin dalla fine dell'Ottocento, nei primi anni 90 lui fece una radicale trasformazione perché si rese conto che anche all'interno della famiglia chi produceva questi prodotti si ammalava e moriva, e così come i restauratori. E quindi lui voleva intervenire su questo e quindi ha cominciato a creare tutti i prodotti per bioedilizia e per la conservazione dei beni culturali e per il restauro dei beni culturali, per cui è stata premiata anche dopo la sua morte in diverse occasioni. È una realtà ancora presente, la moglie l'ha portata avanti con uno spirito. Lei è una professoressa di tutt'altro, australiana, quindi non è stato facile per lei intervenire. Comunque è riuscita a portarlo avanti, ma rimanendo nella filosofia del marito. Quindi pigmenti, leganti, altre sostanze come utilizzate che fossero meno tossiche per l'ambiente. Il principio è essere meno tossici per l'ambiente, quindi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Diciamo, prima ho sentito dire l'uomo può morire, i beni culturali no. Diciamo che possiamo fare una mediazione, diciamo che possiamo andare avanti tutti insieme, anche perché se i beni culturali non vengono comunque mantenuti in maniera corretta non ci sarà nessuno a vederli, o comunque diciamo che forse gli estremismi da tutte le parti non vanno bene, arriviamo a una mediazione, per la sostenibilità è sempre ambientale, economica e sociale, quindi lavoriamo sui tre pilastri per tutte le attività e sicuramente sarà più facile. Ho fatto una lista dei cantieri dove hanno lavorato e quindi si va da Osimo, chiosso il convento di San Tommaso a Pavia, Santa Severa a Roma, no, il castello, il bellissimo castello qui vicino, ma anche numerosi chateau e palazzi in Francia, ma anche sono stati prodotti, anzi è stata data la licenza a produrre prodotti per i beni culturali australiani. È chiaro che i beni culturali australiani possono essere, insomma, al massimo del 700, forse dell'800, però per loro sono tali, e anche per noi in alcuni casi. Un'altra impresa, qui siamo invece in una realtà molto più piccola, molto più giovane, ma altrettanto interessante, perché è Exensie. Exensie è una piccola impresa agricola di Catania, è una vera bioraffineria in azienda, quindi dove si vanno a realizzare prodotti partendo dalle materie prime direttamente in azienda, e quando un'azienda agricola raggiunge tali qualità di innovazione e capisce l'importanza che non bisogna solo fare il prodotto di materia prima per venderlo, ma se io estraggo, aumento il valore aggiunto del mio prodotto e quindi porto risultati economici all'azienda, questo è il caso di Medulla, di Vincenzo Medulla, che è il titolare, e trasforma e coltiva soltanto specie aromatiche siciliane, comunque del territorio, e dopo un grosso lavoro insieme a Rita Reale, poi so che è conosciuto, quest'anno ha preso anche l'Oscar Green di Coldiretti, è arrivato a produrre questo Biotersus, che è 100% base naturale di oli essenziali e serve proprio per la rimozione delle patine biologiche delle superfici lapidee, restauro e pittura ecosostenibili alla grande. Quindi prodotti nati in azienda agricola, e ci vuole una lungimiranza forte per arrivare a questo. Ovviamente non lavora soltanto per i beni culturali, si è capito che valeva anche per i beni culturali, loro producono anche per cosmesi, per nutraceutica, per detergenza. Se io sempre
Ok? Questo è molto semplice perché basta diluirlo, non è tossico, viene da oli essenziali, se se ne perde anche una parte nell'ambiente rimane non tossico. Un po' come le molecole attive in agricoltura, che sono, non sono altro che delle estrazioni di molecole che le piante da sempre hanno prodotto per difendersi dagli agenti patogeni, fossero questi di natura chimica piuttosto che di natura biologica. Noi non facciamo altro che estrarle, concentrarle e ridarle alle piante nelle occasioni in cui gli servono. È chiaro che tutti i prodotti hanno una tossicità, ma questi l'hanno molto più bassa perché l'ambiente intorno la sa già degradare. Questa è la cosa principale. E infatti è proprio attraverso Bioterzos di Exensia che Rita Reale ha realizzato questa pulitura. Perché la chimica verde dei beni culturali è inutile, penso che lo dica, perché l'abbiamo detto fino adesso, perché, ne è perché è così importante. Perché è così importante la salute dei lavoratori, così come è importante il mondo ambientale. E perché ci sono già molti prodotti realizzati. E quindi il collega prima di me ha presentato, si vedeva almeno al lato, i 17 SDG, i goal dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Normalmente noi come associazione ci rivolgiamo sempre all'11, al 12, al 14, la vita nel mare, al 15, che è il benessere ambientale. Ovviamente tutti pensiamo al primo, che è la riduzione della povertà, ma insomma diciamo noi ognuno faccia dove può entrare. E anche la parte di salute, la parte che riguarda la salute dell'uomo e dell'ambiente, rimane uno dei goal principali che dobbiamo raggiungere al 2030, secondo le Nazioni Unite, ma anche secondo la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che in realtà recepisce quella mondiale e la fa propria. E in tutto questo noi come associazione doveva partire a aprile, maggio, ma poi ha avuto dei problemi legati al Covid, abbiamo deciso col coordinamento sempre di Luigi Campanella di realizzare un corso di formazione proprio per le tecnologie ecocompatibili per i beni culturali. È un corso promosso da noi, realizzato sulla piattaforma del Kyoto Club, e a me lo trovate da tutte le parti, voi fate formazione, però questo è un corso particolare per quanto l'ha pensato Luigi Campanella, perché sono 48 ore, 32 lezioni, sono tutti giovedì dal 15 ottobre al 3 dicembre e sono vastissime come ambito nella quale si va a applicare la formazione, ed ha un costo non basso ma bassissimo, perché costa meno di 10 euro a lezione, proprio perché quello che riteniamo importante è far conoscere. E questo è il corso, questo è l'impiego delle proteine sempre per le puliture. Le conclusioni in realtà le avevo preparate e riguardavano i CAM, le opportunità di realizzare, di lavorare insieme. Prima parlavo con la collega all'inizio, con Laura, proprio per dire lavoriamo insieme, perché poi l'unico modo è fare sinergia, è costruire forza, è veramente l'unione fa la forza. Ma una cosa che ho sentito più volte è l'alto costo, comunque ho sentito dire anche no, i costi non sono così alti, però non sono conosciuti, per cui ho segnato due o tre punti che sentivo nelle relazioni precedenti, come abbattere i costi. Una battaglia che dobbiamo fare tutti insieme, e non è solo sui beni culturali, ma su tutti quelli che sono definiti bioprodotti, cioè bio-based product, è la fiscalità ambientale. Se noi riusciamo a abbassare l'IVA, perché ci sono da considerare le esternalità positive, cioè i costi sociali evitati, che sono anche le malattie dell'ambiente e dell'uomo, noi dobbiamo pretendere nella riforma della fiscalità che si sta costruendo in questi ultimi anni e mezzo, la fiscalità ambientale o la carbon tax per gli altri. Non è possibile che dei prodotti che non nuociono, o comunque nuociono meno, perché il non esiste mai, ma nuociono meno, debbano avere le stesse
la stessa tassazione di un prodotto che invece ha dei costi, quelle sono le esternalità negative questa volta, che poi paghiamo tutti. E quindi noi riduciamo il costo sociale, noi dobbiamo pretendere tutti insieme su tutti i settori di avere la fiscalità ambientale. Quando è partito tutta la problematica legata al Covid, che è ben più di una problematica, e abbiamo sentito vabbè, ma la carbon tax adesso la dobbiamo evitare, beh, è una follia. È il momento, perché tanto più si deve stare attenti. Qui vedo splendide una bottiglia d'acqua che è acqua naturale, spero che anche i bicchieri, di lì avevo qualche dubbio. Ah, sono compostabili, ecco, esiste per tutte le cose, perché non è soltanto poi sul prodotto. Un museo deve anche imporre al proprio bar interno o punto interno di avere la sostenibilità anche lì di riuso o riciclo. Ancora, sempre per abbattere i costi, vedere gli effetti sulle spese generali negli anni, cioè quando si fa un cambiamento sistemico all'interno di un edificio, non si deve guardare perché costa di più, non me lo posso permettere, quant'è la riduzione nella spesa di utilizzare energia green piuttosto che normale, o di abbattere i costi perché faccio un efficientamento energetico negli anni. Questo è da guardare. Prima si sentiva dire, immaginate i costi nella sostituzione, mostruosi, ma dopo 10 anni li ho recuperati quei costi, facciamo le analisi dei costi, perché questa è la prima cosa da fare. Ancora, d'accordissimo nell'introduzione dei prodotti nei prezziari, nella costruzione dei CAM, noi siamo a disposizione in qualunque modo possiamo aiutarvi, e noi chiediamo aiuto, invece voi avete i contatti con le sovrintendenze, nella mediazione tra le sovrintendenze e diciamo il miglioramento dell'efficienza dell'ambiente o dell'energia. Non si può sempre sentire dire che una pala eolica è terribile, e ci sono dei punti dove assolutamente non va messa, piuttosto che una bioraffineria realizzata, piuttosto che un pannello solare, ma se io non continuo, perché in Italia siamo molto avanti sull'energia, non continuo a sostituire le centrali a carbone, sono sempre più sostituite, ma anche quelle a cicli combinati più importanti, con un'energia distribuita fatta sul territorio con l'energia rinnovabile, perché ho sempre i blocchi della sovrintendenza, andiamo poco lontano. Quindi la mediazione, io non sono una gran mediatrice, sono poco diplomatica, però mi arrabbio molto su queste cose, perché ritengo che in realtà ragionare senza dire, io vivo su un'isola che è un parco nazionale, ho le proibizioni quasi su tutto, però l'isola vive. L'isola c'era anche prima del parco e non è connessa elettricamente con il resto del continente, perché siamo attaccati alla Corsica, all'isola di Capraia. Il risultato è che abbiamo un costo dell'energia elettrica uguale a quello di tutta Italia, perché lo pagate tutti voi il nostro costo aumentato di una centrale elettrica a biodiesel sul territorio. Se si potesse fare un pochino di fotovoltaico anche solo sui nostri tetti, ma non si può fare, un po' perché siamo parco, un po' perché il paese è del 700. Beh, mediazione su tutto. Grazie. Bene, tanto siamo in chiusura. Io mi permetto insomma di ringraziare tutti quanti, perché i contributi sono stati tutti assolutamente qualificanti rispetto alla discussione. Vi lascerei comunque con l'obiettivo appunto di rivederci e di lavorare insieme sul percorso che alcuni di noi già stanno intraprendendo per la definizione dei criteri ambientali nell'edilizia, con l'estensione anche sul settore del restauro, e soprattutto anche relativamente al percorso di formazione che era tema centrale del convegno di oggi, perché è un pezzo dell'applicazione poi delle buone pratiche, delle politiche green anche nel restauro. Grazie a tutti.